Non soltanto uova e colombe, Pasqua segna il trionfo delle specialità alimentari artigiane tipiche, ma, avverte Confartigianato, le 50.000 pasticcerie e imprese del settore dolciario, di cui 39.000 imprese artigiane, soffrono la carenza di manodopera. Su 22.810 persone da assumere previste per le attività di pasticceri, gelatai e conservatori artigiani e panettieri e pastai artigiani, ben 9.830, il 43,1%, è di difficile reperimento, una quota superiore a quella del 40,5% rilevata per il totale delle imprese. A livello regionale, indica ancora Confartigianato Marche, i maggiori problemi per reclutare manodopera per le professioni specializzate della pasticceria, panetteria e produzione di pasta fresca artigiana si riscontra nelle Marche, dove non è reperibile il 68,6% del personale necessario alle imprese. Seguono la Lombardia con 59,5%, Toscana con 51,6%, Molise con 50%, Emilia-Romagna con 45,5%, Trentino Alto Adige con 45% e Abruzzo con 43,9%. Secondo la rilevazione di Confartigianato, le imprese cercano collaboratori in grado di soddisfare le richieste di un mercato sempre più attento alla sostenibilità ambientale. Infatti, nel 47,5% delle assunzioni per le attività di pasticceri, gelatai, conservieri, panettieri e pastai artigiani è richiesto un livello elevato, medio-alto e alto di competenza green.